tutti, bentornati nel mio canale. Nuovo unboxing. Questo pacco è pesantissimo. Pesa 4 kg, 180 grammi. È pieno zeppo di perline. Siete pronti? Andiamo a scoprire. Ed eccomi qui, ho posizionato il pacco qui accanto a me e poi piano piano andrò a prendere e prelevare tutte le cosine che ho scelto all'interno. Questo pacco arriva da Panda Haul. Io sono elettrizzata perché ho scelto tantissimo materiale e non vedo l'ora di sperimentare, di creare tante cosine. Vi lascio qui in sovraimpressione il codice sconto che Panda Haul ha riservato ai miei iscritti, che è tipo un codice fiscale, non lo leggo, ve lo metto qui in sovraimpressione, e per avere appunto il 10% di sconto sull'ordine. Quindi adesso iniziamo, mettetevi comode. Allora, il primo prodotto che pesco, si sente? Allora, questo è il codice del prodotto, sono mezzo chilo di perline, sempre in acriliche, ma sono stupende. Aspettate, io voglio aprirle così prendo di nuovo l'arma del delitto dell'altra volta. Spero di non boccarmi. Ok, al momento non ho fatto danni. Guardate che belle, ha questa finitura appunto AB di Aurora Boreale. Vi apro di più il pacco, sono stupende e sono fatte benissimo. Ok, e questo appunto ho scelto mezzo chilo di queste perline, poi vedrete cosa andrò a realizzare. Queste qui precisamente sono, vi dico anche la misura, se non ricordo male da 6. Aspettate che ce l'ho proprio qui davanti a me, c'ho proprio tutta la lista qui sul, vado direttamente sul sito di Panda Haul così vi dico tutti i dettagli. Ed eccole qua sul sito, vedete ci sono tantissimi altri colori e sono davvero stupende, sono proprio fedelissime appunto alla foto che hanno messo sul sito di Panda Haul, quindi sono davvero belle. Ok, andiamo avanti, vi mostro un altro pacchettone, sempre mezzo chilo di perline. Questo è il codice e queste precisamente sono cipollottini nella misura, vi dico subito perché 8x5, sì, 8x5 in colorazione emerald. Ok, lo apro così. Wow, sono bellissime, sono sempre in acrilico queste qui. Mi sa che tutte le perline che ho preso, sì, sono in acrilico. Sono alcuni fili, sono in vetro. Sì, alcuni fili sono in vetro, invece i pacchi, quelli tra virgolette giganti, sono tutti quanti in acrilico, ma ho preferito io prenderli in acrilico proprio per i progetti che voglio realizzare, quindi mi occorrono proprio delle perline leggere. E quindi ho preso queste verde smeraldo che sono uno spettacolo. Molto belle e sono anche ben fatte, cioè io lo sto controllando, poi sono molto pignola e scrupolosa su queste cose, quindi vedo proprio che sono proprio lucide, sono proprio belle, sono ben fatte. Ok, di solito quelle in acrilico non sono rifinite bene, queste invece sono davvero bellissime, come ne perdo pure una. Ok, poi terzo paccozzo da mezzo chilo, eccolo qua, questo è il codice, poi ovviamente vi metterò tutti i link in descrizione di tutti quanti. Apriamo anche questa, c'ho un terrore di questo affarino io, ok, perché già mi sono fatta male. Eccolo qua.
Queste sono sempre in acrilico ed è uno stupendo colore lilla. Queste sono misura 8, sì, da 8 mm. Sto guardando anche qui sul cellulare, sono sempre da 8. Molto molto belle. Come definirle? Sono lucide, però hanno questa anima interna un po' opaca. Però vedete, sono sempre lucidine perché sono sfaccettate. Hanno un bellissimo effetto. E quindi non vedo l'ora di lavorare anche queste qui. Cioè, sono proprio belle. Cioè, io poi apro tutto. Dopo non so dove metterle perché ho stracciato tutto il pacchetto. Quindi faccio tipo un nodo in questo modo. E poi dopo metterò un gancetto o qualcosa perché sennò sono nei guai. Ecco. Questa era la terza colorazione. Vi mostro anche la quarta che ho scelto. Wow, che belle queste! Sono stupende, che sono differenti dall'altra, ecco, ve le metto anche vicino, vedete? Queste non sono sfaccettate, però hanno questa patina B. Questo è il codice e sono belle, 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 belle. Cioè, questo video posso riassumerlo con sono belle, punto. Guardate, cioè, sono belle belle belle. Dici, questa si è fissata? Sì, ma sono belle. Cioè, io non vedo l'ora di realizzare tutti i progetti che ho in mente e verranno, secondo me, divinamente. Cioè, guardate che belle. Cioè, provo anche a zoomare perché sono troppo belle. Cioè, qua. Stare ore a toccarle. Bellissime. Ecco, facciamo anche qui un nodino del genere. Ecco qui, questa era la quarta. Vi mostro anche la quinta colorazione, che è wow. Questo è il codice. Io adoro questo colore, il blu elettrico è bellissimo. L'ho rivalutato anche, diciamo, nel campo del vestiario, dell'abbigliamento, e mi sta benissimo perché poi spuntano fuori i miei occhioni verdi. Allora, questi sono molto più piccoline rispetto a quello che vi ho mostrato fino ad ora e sono precisamente nella misura 6x5. Sono piccole, ma anche queste sono luminose, sempre in acrilico, anche queste qui. Sono luminose e belle, cioè sono ben fatte. Sono sempre mezzo chilo. Guardate che belle. Queste un po' più piccole, le preferivo leggermente più grandicelle per il progetto che ho in mente, però sono stupende anche in questa misura qui. Ci mi impiegherò un po' di più a realizzare quello che ho in mente, ma prima o poi lo finirò, prima o poi. Quindi questa era la quinta colorazione, sempre da mezzo chilo, e vi illustro poi la sesta colorazione. Questa qui è multicolor, mi sono fissata con multicolor. Questa è il codice e sono precisamente perle da 8, sì, perle da 8. Apro anche questo qui. Ok. Belle. Oddio, ne ho persa una. Ne è saltata una. Guardate che belle. Cioè, sto colore è spettacolare. Wow. Devo prendere anche questo colore qui da solo perché è bellissimo. Comunque c'è il celeste, c'è il lilla, c'è il giallo. Questa sorta di color ceruleo, questo verdino, questa sorta di, come si può definire questo? Color acqua, sì. E sono sempre sfaccettate e stupende, anche queste, tutte belle colorate. Aspettate che zoom anche questa qui.
sempre se riesco. Ecco qua, cioè, sono bellissime. Questo colore è bellissimo, è quello che proprio ti è quello che mi colpisce di più rispetto agli altri. Sono bellissime, belle belle belle. Poi aspettate, tolgo, ok, vi faccio venire il mal di mare. Facciamo anche qui un giretto. Quindi in totale ho preso 6 colorazioni da mezzo chilo. Sì, ok. Nel frattempo faccio anche il check, perché questa è la prima volta che vedo le perline, cioè che apro il pacco insieme a voi, quindi sto controllando che ci sia effettivamente tutto quello che ho scelto. Sì, ci sono. Sì, sono 6 colorazioni da mezzo chilo. Adesso vi mostro le altre cosine. Ho preso anche questo. Qui già capirete un po'. Questo è il codice del prodotto. Filo di nylon da 0,5 mm. Sì, una bella bobina. Questa è una bobina gigante. Di solito sono abituata con quelle piccine da... Quante sono quelle da piccine che ho? Aspetta. Questi quanti metri sono? Quella che ho preso mo? 270 metri. Questa invece è esattamente 900 metri. Ecco. Mi posso proprio fare tipo mummia, 900 metri. E da 0,5, anche perché ero tentata a prendere lo 0,60, ma poi ho pensato, prendiamo lo 0,50, perché se voglio ripassare all'interno della perlina qualche volta in più posso farlo. E quindi 0,5. E tra l'altro c'è scritto pure sotto, vabbè. Quindi lo appoggiamo qui. Poi ho scelto, vi mostro anche queste qui, che sono i cipollottini e le perle, quelle lì in vetro, che quelle che vi mostravo prima, ripeto, sono in acrilico. Ok, queste qui sono quelle in vetro che ho scelto. Ho preso 2 di queste qui che sono bellissime, cioè mi sono fissata con queste multicolor, non so, sono appunto un filo di perle in vetro. E sono belle, cioè guardate che colorazioni, passa dal bianco al celeste al verdino. Queste sono appunto misura 4 mm e sono belle. Il filo è anche abbastanza lunghetto, vedete? E appunto ne ho prese 2. Non mi ricordo se vi ho mostrato il codice, comunque il codice è questo qui, e ne ho prese 2. Sempre 2 fili, la colorazione, il filo sempre bello lungo. Mi piaceva proprio tutte queste sfumature, quindi preparatevi per progetti che hanno tutte queste fantastiche colorazioni. Ok, le rimetto prima o poi dentro, metto qui. Poi ho scelto questo qui, che sono dei cipollottini in vetro, questa misura che misura è questa qua? 3x4? Sì, 3x4, sono quelle piccine. O 3x2? Non mi ricordo, aspettate ragazze. È da un po' che non vedo tutte le misure insieme. E... No, 4x3, ecco. Quindi 3x4. E niente, questa è una bellissima colorazione gialla. Che non rende in videocamera, ma è un giallo un po' più chiaro. Non so se... ho troppe luci qui o so io che inizio a perdere diottrie. È davvero bella, anche questo il filo è abbastanza lunghetto, vedete? Doppio filo. E niente, queste pure sono belle belle belle. Mi mancava il giallo, non so perché, sto rivalutando tanti colori che prima magari non utilizzavo, ma adesso mi sono tipo presa delle fisse. Vabbè, non ci fate caso, assecondate le mie pazzie, vi prego. Se fosse solo queste mie pazzie, cioè sono poca roba. Allora, poi ho preso questi, che già si capisce che cosa voglio andare a realizzare con tutte queste perline. Che ci farà mai? Non lo so, invece lo so. Questo è il codice del prodotto e sono appunto, vi dico anche le misure esatte, sempre se riesco a... aspettate,
eccolo qua. Ok, ho ritrovato anche questo prodotto qui, così vi dico anche le misure esatte del prodotto. Sono questi ganci per borsa, questo misura 38x24 mm e sono presenti all'interno del pacchetto 20 pezzi. Sono tutti quanti fatti appunto in questo modo. Poi ho preso anche la versione più piccina, questo è il codice. Questi si presenta tipo come una sorta di kit, perché all'interno, oltre ai moschettoni, ci sono anche gli anellini con, per fare dei portachiavi, ecco, con l'estensione di catena. E infine qui ci sono anche quelli piccini piccini, i moschettoni piccolini piccolini, sempre con la parte sotto che gira, ecco, che possono essere utilizzati anche questo per realizzare delle tracolle, ecco, non mi veniva il nome, perdonatemi, delle tracolline. A seconda della tracolla che voglio realizzare utilizzo, diciamo, il moschettone differente, o questo con la base più larga per una tracolla, diciamo, più larghetta, o questo qui con le tracolline, quelle lì sottili, va bene anche questo moschettone piccino qui. Quindi ecco perché ho preso due misure. E stessa cosa l'ho presa anche in argento, sì, in argento, eccole qui. Io nel frattempo controllo anche l'ordine. Allora, queste sono la versione più grande, questo è il codice, sono presenti 20 pezzi sempre all'interno, eccole qua, sempre con la parte sotto che gira, e il moschettone, ecco qua, si apre sempre in questo modo. E poi li ho presi anche versione piccini, che sono questi qui, sembra che sono un po' leggermente più, no, aspettate, no, sono la stessa misura, vabbè. Questi qui, vi dico anche la misura, che non ve l'ho detto di quello lì dorata, aspettate che vi dico, queste qui in argento sono 30x11 mm. Eccolo qua, sempre con la parte sotto girevole, si apre in questo modo, sono belli lucidi. E quindi sia dorato che argento, mi mancava il bronzo, vabbè, prossimamente. E poi ho preso, ok, questi, ok, questi sono i manici, credo, aspettate, vi ricordo, perché, ok, sì, i manici per le borse, questo è il codice, e questi sono presenti 4 pezzi all'interno, sono confezionate, ed eccolo qua, si vede? Eccolo qui, bellissimo, belli lucidi, molto molto belli. Questo si può utilizzare in questo modo, cioè utilizzando così e facendo poi il gancino per poi andare a bloccare il manico, oppure li ho visti anche tutti lavorati, o all'uncinetto o sempre con le perline, e non so in che modo vado ad utilizzarle, ma credo semplicemente come manico, così, perché sono davvero stupendi ed è un peccato ricoprirli, ecco. Quindi dicevo, sono presenti appunto due coppie, la seconda sta qui dentro, vabbè, sta bella infasciata, come si dice, bella coperta. Ok, poi vi mostro gli ultimi due prodotti. Questo lo appoggio qua, ok, cioè su questa scrivania non c'entra più niente. Ok, questi sono gli ultimi due prodotti che sono uguali. Ok, ho preso questo qui, che è appunto una chiusura in metallo. Vi dico anche di questo le misure, aspettate che lo ritrovo, eccolo qua. Esattamente impugnatura per borsa è 60x86, ve lo mostro anche da vicino, comunque l'altro è identico, uguale, senza che lo apro, vi apro solo questo. Ok,
Bello, che bello, con questi poi fatto in questo modo. Aspettate che provo ad aprirlo, ce la posso fare, ok, ce l'ho fatta. Fatta in questo modo, poi qui va appunto bloccata il tessuto oppure la lavorazione. Questa si può utilizzare in due modi, se non erro, o utilizzandola appunto con questi fori qui, quindi andandola a lavorare, o con l'uncinetto, ma in questo caso bisogna aiutarsi con l'ago per andare a fare la chiusura, cioè per collegare il tutto, oppure utilizzare anche questi fori con le perline, quindi potrebbe essere anche un'idea carina per realizzare tipo un portamonete stilosino con le perline. E bella chiusura, che bella rigida, quindi. E poi ci sono anche gli agganci qui, mi sembra da un solo lato, sì, da un solo lato, quindi per poter realizzare la manica, manichetto di perline oppure anche di cordoncino, perché no. Quindi per chiuderla è bella resistente. Vabbè, vi mostro anche l'altra, ce n'erano anche altre con altre colorazioni, però ho preferito questa colorazione qui perché è molto molto bella. Ecco qua, anche questa mi sembra più piccola. No, è la stessa misura? Sì, è la stessa misura. So io che mi stavo a fare paturnie mentali che non esistono. Molto molto belle. Niente ragazzi, questi erano tutti i prodotti che ho scelto dal sito di Panda Wool. Questo che cos'è? Sì, è il ricapitolo di tutti i prodotti che ho scelto. Quindi sono esattamente 15 prodotti. Questi tutti i prodottini, sono entusiasta, sono davvero tantissimi prodotti da ovviamente da sperimentare e da ovviamente c'è solo da lavorare adesso. Lavorare a manetta, borse su borse, sforniamo borse come se non ci fosse un domani. Niente, vi ricordo il codice sconto che è questo qui, il codice fiscale che ci ha riservato appunto Panda Wool per i miei iscritti, per avere appunto il 10% di sconto. Io spero che questo lungo unboxing sia stato di vostro gradimento, attivate la campanella, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutti!